Ciao ragazze, eccomi tornata con un nuovo video. Prima di cominciare, buon Natale e buone feste a tutte voi, perché oggi è Natale e volevo filmare questo video per farvi vedere, beh, intanto per farvi gli auguri, fare due chiacchiere con voi, ma soprattutto per farvi vedere un po' i regalini, le cosine che ho ricevuto in questi giorni e condividerle assieme a voi. Presto usciranno nuovi video riguardo al mio shopping che ho fatto in questi giorni, shopping per le feste, shopping natalizio, insomma, quindi prima di iniziare iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritte e passate a seguirmi sulla mia pagina Instagram. Vi siete iscritte al canale? Mi avete followato su Instagram? Bene, possiamo iniziare. Partiamo subito con il primo regalo, quello che mi ha fatto Riccardo. Insomma, è una cosa tecnologica, niente di che, è una cosa abbastanza materiale, ma mi serviva, ed è il nuovo iPhone. Questo è l'iPhone 8 Plus e appunto mi serviva un telefono nuovo. Mi piace molto questo perché ha lo schermo un po' più grande, ha molta più memoria, riesco a contenere molte più foto, editare tranquillamente foto e video, insomma tenerli tutti qui nel telefono. Anzi, se vorreste vedere un What's on my iPhone aggiornato, per farvi vedere tutte le app che utilizzo o per consigliarvi magari anche tutte le app che utilizzo per modificare le foto, o io utilizzo tantissime app anche per fare gli ordini online, insomma cose secondo me molto interessanti, fatemelo sapere nei commenti, così magari registrerò un What's on my iPhone aggiornato, anche perché il primo e anche l'ultimo che avevo fatto, l'unico, l'avevo fatto ormai un anno e mezzo fa, due in America, quindi un bel update penso che potrebbe essere utile, però appunto fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Passiamo invece a un regalo fashion, me l'ha regalato mio fratello, si tratta di questa borsa bellissima nera, mi serviva una borsa nuova, bella, di qualità, da utilizzare tutti i giorni. E come sapete mi piacciono le borse medie, piccole, e questa secondo me è la taglia perfetta, è nera con i dettagli dorati e mi piacciono che siano un pochettino rigide, non mi piacciono le borse grandi, molle, le trovo poco raffinate, ecco, quindi questa mi piace tantissimo, questo dettaglio. In realtà c'è stato lo zampino di mia mamma, perché se dicevo a mio fratello vai compra una borsa senza dargli indicazione, non so cosa sarebbe venuto fuori. Fatemi sapere nei commenti se anche voi non vi fidate, volete sempre dare qualche indizio per essere sicuri di avere un regalo che vi piace. E appunto questa si può portare così, ma soprattutto anche la insomma la, come si chiama, la tracollina, così la posso portare anche a tracolla e la sfrutterò sicuramente tantissimo tutto l'inverno. E ecco, sono molto soddisfatta, ve la faccio vedere meglio, così avete anche qualche spunto fashion. È arrivato adesso il momento di farvi vedere la cosa più coccola del mondo. Praticamente sto vivendo in questa vestagliotta che ho scelto io, anche se in realtà è un regalo da parte della mia nonna, ed è una vestaglia tutta pelusciosa di H&M che penso possiate ancora trovare nei negozi, anche perché è in saldo e costava 30 euro e adesso la trovate a 17 euro ed è lunga, tutta rosa, coccolissima, caldissima, super cozy, ha anche il cappuccio. Ragazze, messa così sono molto credibile, cosa dite? Insomma, è davvero calda, io sto vivendo in questa vestaglia e adoro ricevere queste cose super coccole, super da casa, ecco. Quindi anche questa sarà la mia fedele compagna durante tutto l'inverno, quindi grazie nonna, e questa la potete trovare da H&M. Non può poi mancare un Natale senza un paio di ciabattine nuove, e per me sono un must, mia mamma me le regala quasi sempre, e sono queste qui, tutte bianche con le stelline con i brillantini. Fatemi sapere se anche voi adorate ricevere questo tipo di regali a Natale, quindi ciabattone, vestaglione coccole, anzi lasciatemi un pollice in su se è così. E quindi ecco, io ricevere queste cose pelusciose, super calde, super coccole, mi piace sempre un sacco, quindi ecco qui un altro regalino. Passiamo a un'altra cosa fashion, però questa da mettere all'esterno, quindi non da stare in casa, ed è questo maglioncino di Benetton in misto cashmere, color rosa pesca barra rosa salmone. Come vi dicevo in alcuni video haul fa, sto riscoprendo tantissimo il brand Benetton, perché secondo me hanno pagato i maglioni un pochettino di più, però secondo me la qualità è maggiore, trovate delle cose classiche che possono essere sfruttate in tutte le stagioni, non è la moda della anno che poi l'anno dopo non la mettete più, quindi sto comprando tantissimo da lì e quindi mi sono fatta fare qualche regalino, ho detto se volete comprarmi un maglioncino potete andare lì, e appunto è così, è molto leggero ma in realtà tiene caldo e dietro ha i bottoncini.
e quindi eccolo qui, e appunto così avete anche un consiglio fashion, potete fare un giretto da Benetton se vi serve qualche maglioncino un po' più così di qualità e che tenga caldo. Un altro regalo bellissimo che ho ricevuto da parte di una mia amica, in realtà sono due regali, uno più diciamo materiale, uno più concettuale, e ho apprezzato entrambi tantissimo. Mi ha regalato questo mini portafoglio che può essere utilizzato anche come una clutch e con il fiocchetto, e mi piace tantissimo come colore. Sapete che adoro questi colori nude perché sono colori che non passano mai di moda, si sposano bene con tantissimi outfit, con tantissimi colori, e soprattutto sono davvero sfruttabili in tutte le stagioni, quindi grazie Benny. E poi mi ha fatto un altro regalino che ho davvero apprezzato tantissimo, perché sono forse i regali fatti più con il cuore, e mi ha regalato questo libro chiacchierato lei, in cui all'interno ci sono tutte le nostre foto, cioè le foto che abbiamo scattato nostre più belle, dei nostri viaggi e così via, e quindi è un bellissimo album ricordo, e può essere un'idea carina non solo magari per Natale ma anche per un compleanno. È proprio un vero e proprio libriccino con tutte le immagini, scegliete voi la posizione, tutta la grandezza, e davvero è stato un regalo davvero, quante volte ho detto davvero, comunque molto molto carino. Poi tutti sanno che io d'inverno sono un amante, anzi sono una vera e propria pantofolaia, infatti mi regalano pantofole e vestaglie e poi vado avanti a tè e tisane, quindi mia suocera ha pensato bene di regalarmi un po' di tazzine per il tè e anche una teiera. Io adoro ricevere queste cose, sono i classici regali top per il Natale, quindi queste tazzine e poi questa teiera stupenda che secondo me è carinissima per fare anche qualche foto. Eccolo qua, mi ricorda molto come stile la tazza da tè di Alice in Wonderland, con il tappino che adesso non tiro fuori perché davvero l'ho scartata poco fa, e quindi non vedo l'ora di fare qualche bella foto lifestyle con tutte queste tazzine bevendo il tè caldo, con le pantofole e con la vestaglia rosa, cioè il top. Infine, che inverno è senza un maglioncione super coccolo e pesante? Un altro regalo è questo qui, che in realtà avevo già ricevuto qualche giorno prima di Natale, ma ho voluto includerlo comunque in questo natalizio, ed è un maglione di Pinky, è abbastanza oversize, mi piace moltissimo il colore, che è anche qui un rosa che ha all'interno dei fili comunque beige e nude, ed è molto molto pesante, è un vestito che scende lungo e mi piace molto questo tipo di vestiti, mi piacciono molto abbinati con gli stivali sopra il ginocchio, gli over denim boots, e mi piace dirlo all'inglese, e poi magari con un bel cappotto color beige, quindi mi piace molto abbinare la combo dei colori beige e rosa, e ho fatto un look che secondo me è molto carino, che vi è piaciuto molto su Instagram, che è questo qui, vi metterò la foto, ma vedete meglio poi altri scatti nel mio profilo Instagram. E nulla, in realtà ho fatto anche un po' di shopping natalizio, meglio shopping invernale, e avrei altre cosine fashion da farvi vedere, però ho pensato di dedicare a quelle uno la parte, quindi tutto dedicato al mio shopping più che ai regali che mi sono stati fatti. E nulla ragazzi, volevo con questo breve video farvi ancora tanti auguri, spero che stiate passando delle bellissime vacanze assieme alle vostre famiglie, e se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollice in su e fatemi sapere con un commento qui sotto che regali avete ricevuto, quali regali insomma vi aspettavate, siete felici di aver trovato sotto l'albero. E nulla, io vi aggiorno prestissimo con tanti nuovi video e soprattutto con un altro regalo di cui ancora non vi posso parlare, o meglio fare vedere, però è una cosa che davvero non vedo l'ora, io e Riccardo non vediamo l'ora di condividere, perché sarà una cosa che comunque cambierà le nostre vite. E nulla, quindi stay tuned, perché spero fra una settimana, 10 giorni, di potervene parlare. E no, non sono incinta. Ciao!